Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. Ma bentornati su Spy Hunter con il nostro The Rock. E bentornati da noi che stiamo giocando nonostante qui ci sia la tempesta. Ripartiamo con la fuga di nuovo. Se ci vedete scappare è perché il temporale ci devo mettere in salvo. Potrebbe diventare troppo forte. Però la voglia di giocare era tanta perché ci sta divertendo e volevamo farne un'altra. Sì, mi sta veramente prendendo bene. È un gioco particolare. C'è qualcuno? Ah sì, c'è un piede. C'è più di un piede, troppi piedi. Se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche. Ricordatevi che in descrizione trovate anche il link personalizzato per Eneba per comprarvi dei giochi veramente a prezzi scontatissimi. Esiste sempre la solita possibilità di trovare gente buggata. Ciao. Bravo. Così. Ed esiste sempre la possibilità anche di diventare nostro sponsor gold, quindi supportare il canale in modo non solo di visual ma anche monetaria e avere in cambio praticamente un canale di video in più. Un canale di video dove si fanno anche videogiochi non retro, anche indie, e dove non dobbiamo trattenerci su nessun tipo di censura, quindi possiamo far vedere qualsiasi tipo di contenuto e anche qualsiasi tipo di musica coperta da copyright e qualsiasi cosa, insomma. Siamo più liberi. Sì. Scoppia. Vaffanculo! Ha fatto una buffata di gas. Forse darebbe fastidio alle guardie, ma non c'è nessuno. Peccato, non possiamo provarla. Qual era lo scopo qua? Mettere le bombe? Io sto mettendole. 3 4 Sì. 4 Easy. Ah, e c'è una piattaforma. Scappa prima che le bombe esplodano. No! Vai! Non rompermi il cazzo. Si fischiano le orecchie. Bene. Qualcuno mi sta pensando. Vuol dire che sei viva. Via, raggiungi Cairo. Io Cairo. È laggata. No, no, è temporale. Va, va, va che roba, va che roba, da 10. Va, 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 i furetti che fanno. Va che roba. Per vedere la sorella. Bella lì. No, bella lì il cazzo, tra di vita. Vabbè. Ah beh, grazie. Vabbè, l'avevo mancato. A quanto pare è automatico quando c'è la cazzo. Mamma mia. Grazie per esserti messo davanti così. Si sentirà nel microfono sta tromba d'aria che ci sta colpendo. Mi scuso se state sentendo sto terremoto che c'è in casa. No, poi ci vedono tutti bagnati che ci piacciono. C'è uno che vola? L'hai visto? Mettete indietro di qualche frame e controllatelo, è stato incredibile. Da 10. 10. No dai, è divertente come gioco, non possiamo dire che sia tecnicamente il massimo, ma tutto, secondo me. Ma sì, per divertirsi un po', attenzione. Ehi, moto! Attenzione, c'è anche la moto, non è un po' strano. È inguidabile.
Ma basta toccare, poco poco si piega tutto. Non, non si può. Come faccio ad andare dritto? Non si può andare dritti. No, non è fattibile andare dritti. Madonna! Sì! Sì, 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 sì. Ah, bene, razzo, il cazzo, via. No. E niente. Oh, un attacco, sei morto. E L1? Chi è? Fatto. Cosa è successo? Non mi hanno detto, tieni premuto L1, l'ho lasciato andare. Vabbè, ditemelo la prossima volta. Tu hai fatto bella figura e poi invece dobbiamo riprendere. Ma se io aspetto il razzo? E c'era la monnezza in aria. Ah, non l'ho visto, cazzo, quello me lo son perso. No, questo mi sono perso. La magica monnezza volante. Oh, 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 oh. Era andato meglio. Oh, oh, oh. Wow. Il segreto è dire wow per riuscire a evitarlo. Ah. Sì, ho capito. Adesso vedi, premi, tengo premuto. Sta andando storto. Sì, però funziona. Ok, sta diventando molto platform. Però finché tanto. Come succede? Cosa devo fare? L1, lo premo. No, è stata da solo? Sta visuale, non lo so. Sì, sì, come no. Mangiate la mia polvere. Cosa fa? Mo' gli spara. Scivola. Si fa un selfie. Mi penetra l'aereo così. Vuoi dirmi che accendo? Sì, perfetto proprio. Perché sono esplosi in aria quelli? C'era un campo di forza magnetico. No, avevano proprio il tastino. Si sono fatti esplodere. Per il bene dell'action. Eh sì, hanno detto per fare spettacolo facciamoci esplodere. Facciamo. Vedi, lo spettatore si è divertito così. Ah, sì, sì. Lo spettatore è divertito. Mi sento divertito. Grazie. Ringraziamo, grazie. Dove siamo? Ma noi eravamo su un aereo, non su un elicottero. Ecco, vedi, peccato che i video non si possono migliorare nessuno. Sono veramente bassi bassi di qualità. Ma noi eravamo su un aereo, non su un elicottero. Wallace vuole vederti. Ora, Alex. Non l'abbiamo uccisa. Ma che diavolo sta succedendo? Ma che diavolo sta succedendo? Forza, andiamo. Hanno cambiato il doppiatore. Che cazzo è successo? E se riesce così? E lo spettatore è divertito. Ho effettuato un rapido controllo sugli armamenti dell'Interceptor. Sono stati modificati, pare con soluzioni molto avanzate. Non è un'analisi completa. Fare da galoppino per Wallace porta via tempo. Come se non avessi di meglio da fare che accompagnarti alla sala conferenze. Voglio l'aumento. Prego, signore. Io spero che gli sia tornata la voce. È partito un doppiaggio a caso. Beh, che stiamo facendo qui, Gardaland? Prego, entra nello scanner. Tutti vengono esaminati prima di entrare, lo sai. Sono qua. Va bene. Avanza fino all'ingresso. Ti porto in sala conferenze. Ti farò fare il giro. Parla però. Che palle che sei. Ma ero interessata. Sì, è grandine. Non ci si stanca mai di lavorare con Interceptor. Ma è inutile dirlo a te, visto che lo guidi. Sai quanto è avanzata la tecnologia. Ma ci sono sempre margini di miglioramento. Ed è questo che mi stimola. Non c'è mai nulla di perfetto, ma a volte il tempo non basta. Quindi dovremmo fare attenzione. Se Creo avesse ragione. Creo, quello si mette la crema solare anche per stare davanti al microonde. Devi riconoscere che è un po' paranoico. Dovrebbe dormire di più.
Direi piuttosto un mix di apatia e demenza. Anche se fosse un dispositivo di rilevamento, che farà nostra? Passerà dalla porta di servizio. Lui è molto interessato all'argomento. Non è interessato ai miei pugni. Sono immuni. Beh? Con Gomez che controlla l'operazione, quelli di Nostra sono diventati pericolosi. Sta reclutando ottimo personale, esperti di armi, Spetsnaz sovietici, scienziati, e sta creando una rete che si estende ben oltre l'Europa, dotata di una tecnologia, mi duole dirlo, molto più avanzata di quella che hanno rubato a noi. Ho fatto tardi. Siamo in ritardo. Però siamo i più belli. Sicuramente. Ah, colpa del traffico. Hai detto che ti eri occupato dello scienziato? No, ho detto che la missione era riuscita. Ma è ancora in vita. Come puoi considerarla riuscita? Ho il suo numero. Ti avevo dato un ordine. Impallinare uno dei nostri? Non lo farò mai. Cosa ti fa pensare che sia dei nostri? È da un anno che lavora per loro. Sotto la minaccia di Gomez. Lei aspettava di fare la sua mossa. L'avrebbe uccisa se solo avesse osato opporre resistenza. Ci attaccano? Beh, ho paura che l'abbia appena fatto. Così, ci attaccano la base. Pensavo che questo posto fosse sicuro. Morto già. Tenente, sta bene? Dobbiamo muoverci, stanno attaccando la base. Queste cuffie la connettono alla nostra rete di comunicazioni. Tutte le unità rispondete, rischio sicurezza. E che non succeda mai più. No, no, mi ha spaventato, veramente me lo sogno di notte quel cambio di voce. Porto io questa squadra lì. No, ma ero anche doppiato male. E si occupi dei laboratori. Bloccate la porta. Muovetevi, qui siamo coperti. Sono scesi dall'ascensore. Ci hanno colpiti duro. Si stanno facendo strada nei laboratori. Sì, parlate. Nostra è riuscita a violare l'unità centrale. Sto a spegnere il computer centrale. Devi proteggermi dai droni. Ale, prendi un arma. Spare, non ho capito. Troppe cose insieme. Sparo. Non ho capito che cazzo volete. Devo ammazzare sto coso. Che si muove, che è tutt'altro che fa. Ce n'è un altro. Oh. Perso. Allora, devo andare dove cazzo va sto coglione perché gli sparano a quanto pare. Dove è andato? Devo difendere quello lì, non so neanche dove cazzo sta. Sì, questo è il momento di scoprire. Ah, è là dietro. Stai là dietro, no? Ok, cazzo. Tu mi dici se la barra sua va via. Ma com'è successo? Li sto ammazzando sti cosi. Ma... sì, ma ah, eccolo. Bastardo di merda. Ma quanto ci vuole a sto dottore a spegnere un computer? Allora si merita la morte, scusate. No, il computer. Io ce la sto mettendo tutta, ma... ce la fai, dottore! Chiami un dottore! Ne chiami un altro. Qui, Marty, ti vedo attraverso le telecamere di sicurezza. Hai un sacco di strada da fare. Baciami per arrivare dove devi. Mi... posto? Ne vedo un puntino rosso qui dietro. No? Fatica. Te lo apri? Te lo apri. Niente. Toh, mangiati sta granata. Mangiati sto ananas. Buono, Non l'ho visto. Ma sai che problemi mi dà l'ananas? Acido di stomaco. Non volatelo. Riparo.
Questo che non si accorge che sono qui a spargli in un ginocchio. Beh, ne ho visto un altro. Ah, eri là. Eccomi. Ah, ce n'era due. Questi cosi scoppiano. Non lo sapevo. Non me l'avete detto. Ciao. Crack, crack. Sei equipaggiato per superare l'uscita. Attiva il laser e usa gli scudi test per ridirezionare il raggio. Attivo il laser. Dov'è il laser? Devo attivare il laser. Ah, è qua il laser. Ok. Attivo il laser. Yes. Fatto. Ah, ok, devo. Pim, così. Easy. Ma cosa devo rompere con sto laser? Tutto. Boh, un po' di muri, un po' di macchine. Ah, ecco, lì dietro c'è un. Aspetta, lo mando avanti questo. Come lo sposto quello dietro? No. Come cazzo si fa? Ah, ecco, l'ho spostato per un attimo, aspetta. Ecco, ok. Ok, ce n'è un altro là. Ok. Più o meno. Eh sì, quelli aspettavano solo che io aprissi la porta e andassi dietro con la pizza. Animazione strana e l'altro è morto per il laser. Bene. Ma il laser mi può uccidere? Ma vabbè, giù. No, momenti mi trapassa. Perché è caduto? Ah, era l'altra porta. Vabbè, ma ditemelo prima che muoio arrosto. Mamma mia, arrosto The Rock. Nuova ricetta. Col 30% di The Rock in più. Olè! C'è un'accetta, c'è delle munizioni, c'è anche un kit. Sto aspettando di ammazzare questo stronzo così mi fullo. Quello finto, è finto. No, non è finto, è vero. Però era stupido, incredibilmente. Che lo rendeva un po' invincibile. Essere stupidi ti rende più forte. Che devo fare? Mi sto perdendo. Dovremmo uscire. Non c'è altra spiegazione. Andiamo. Quindi la porta che prima non potevo passare, adesso sì. Sì. Nostra chiusa a chiave la porta sull'altro lato del laboratorio. Dovremmo farla saltare. C'è un missile nel laboratorio. Attivalo dal pannello di controllo lì accanto. Minchia, un missile per aprire una porta. Mamma mia. Proprio ci andiamo leggeri. Dov'è che si fa però questa cosa? Dove si fa? Come si fa? Ah. Bene, dirigi il razzo in posizione e lancialo contro la porta. Come lo lancio, scusatemi? Cioè, ok che lo dirigo, ma non mi vorrete dire che questi in questa base hanno messo un missile che posso lanciare contro una porta? Cioè, avevano costruito in caso di emergenza un missile da lanciare contro la porta. Ok, realistico.
Ma non c'è niente qui. Ah, ok, era una porta anche quella. Quindi? Ti stai avvicinando. Ma come passa? Oltre il deposito c'è un corridoio difensivo protetto da torrette che rilevano il movimento e proteggono l'entrata dell'ufficio di sicurezza. Sì, ma quello ci sta sparando nella cazzina, eh. Cioè, non è... Non dovrebbe. Non è neanche giusto. No, non è giusto. Toh. Ecco, però è giusto che io lancio una granata male. Beh, non mi aspettavo ci fosse... Ma che palle! Pensavo fosse già bucato. Sembrava bucato. Anche qui, allora. Del vetro l'hanno fatto completamente trasparente, senza nessun riflesso, quindi sembrava veramente già bucato. Toh! Ma cosa, diavolo? Era, l'ho fatto apposta per fare un po' di spettacolo, sapete. Per far ridere la piccina. Sì, no, per far ridere la piccina. A ventaglio! Senti, andiamo, buttiamoci nella mischia. Granata! Lo staniamo! Lo staniamo! Ecco, mi avete stanato. E adesso cosa avete risolto? Che adesso vi corro in faccia e vi ammazzo tutti. Siete contenti di avermi stanato? Eh? Scusami, mi è presa un attimo la rabbia del... Non ti preoccupi così, eh. Perfetto. Quindi che si fa? Ho capito che dovevo venire qua sotto, ma... Non c'è niente. C'è neanche un pollo o un hamburger. Nostra controlla le perché torrette. Non dovrebbe esserci più. Crea un diversivo. Ah, però che brutta scena. Mi avete costretto a mister. Molto divertente. Ciao, tu stai bruciando. Cosa cazzo che succede? Sì, sì. Cosa gli brucia il culo? Cos'era quella... Una scorreggia fiammeggiante. Gli brucia tutto, gli brucia tutto il... Ok. Era più semplice di quello che sembrava. E mo? Mamma mia, mi hai fatto cagare! Tu sei scemo ad apparire così. Ma che dobbiamo fare? Oh! Bravo, Decker! 3 dei nostri laboratori sono puliti. Te ne mancano altri 2. Prendi armi e munizioni nell'armadio. Io disattiverò le torrette. Prendo tutto. Allora, se mi dici di prendere la roba, poi mi dici seguimi. Aspetta che prendo la roba, poi dopo ti seguo. No, ti ha già lasciato indietro quello. Sì, ma dove è andato? Sei tu, sì. Di qui si va? Vado io. Vado. La fuga. No, attacco di sorpresa. Mi ho cambiato. Attacco di sorpresa. Attacco a sorpresa. Non so, attacco di sorpresa. Comunque c'è una sorpresa. C'è una sorpresa. Kinder. Buffy, qua su! Buffy? L'ammazza vampiri! Dov'è? Non so dov'è Sara Michelle Gellar. Bello. Ma si usa? Posso venire anch'io o ci vuole solo Buffy? No, solo tra di voi. No. Teniamo a bada questi bastardi dall'inizio dell'attacco. Abbiamo perso molti agenti. La torretta è pronta. Mandate qualcuno. Alex, sei tu. Non far arrivare nostra. Alex, sono io. E tienili lontani dalla sala di controllo. Puoi raccogliere queste mine e sistemarle agli ingressi e sulle scale.
Quindi così. È una mina quella. Ah, così dopo un po' si apre e diventa un bellissimo fiore. Eccoli! Cosa eccoli? Stavo preparando. Sì, ma qui non si può fare nessun piccolo. No, 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 a caso. Ah, ma tu sei dei miei. Mamma mia, c'è anche il fuoco amico. Non dirmi che posso uccidere anche i miei. Ma di chi è scienziato da... Ah, il mio amico, ok. Pensavo ci fosse un bot, un boss da battere. No! Ha ancora tanta vita, però. Vabbè, prendo questo. Prendilo! Dov'è? È dietro la colonna a farlo apposta. Pensaci tu. Ok, fallo uscire, se no non ce la faccio. Ok. Fatto? Finito? Mollo? No, ce n'è qua. Sì, mi ha tirato una granata. Bravo. Ottima strategia per un nemico. Sì, ma si nascondono, non vale. Quello è mio, suo, suo. Ma vaffanculo con queste granate, sai dove te le devi infilare le tue granate? Ah, ma c'ho il lanciarazzi, che bello. Non l'avete, non mi avete fatto un tutorial. Oddio, che è arrivato Robocop. Mamma mia, questo è corazzato, non gli faccio una pera. Ok, è morto. Ce n'è un altro. No! No, non posso girare. Non posso. No! Scappo. Scappo. Tieni. Tieni. Non capisco niente. Qualcuno lo ammazza? Mi sta correndo dietro. Mi vuole. Raccogli. Oddio. Picchialo, picchialo. Posto? Che si fa? Via libera! Ben fatto, Alex. Devo tornare all'ufficio di sicurezza per rimetterci online. Ora sei solo. Passa agli altri laboratori e fai fuori tutti i nostri che vedi. Tutti i nostri che vedi. Sì. Guardavo se c'erano munizioni, che non si vede niente, quindi provo a camminare qua. Vado di qui. Mi sta facendo sudare sta parte. Ok. Non tanto ok. Non sapevo come fare. Ecco. No. Così impara. Urla ancora. Vabbè. Aprite! Fatemi aprire! Lo staniamo! Io avrei tirato una granata. Non è mai scoppiata. Boh, qualcuno se l'è mangiata. È l'unica Non scoppiano! Al di là di questa porta le granate svaniscono. Ecco, la tua scommetto che scoppia, bastardo. Ma vai a fare in culo. Che sono venuto a fa' qua, a parte trovare niente. Ah, c'erano, solo sì, che... però finiscono sempre dentro il muro. Ah, a fare questo sono venuto. Wow, che magia. Hai
No, no, è tutto a po' 10. Ci sarebbe rimasto con la bocca aperta. Il furetto. Come fa a girare la manovella? Vedi, non glielo spiego poi. E tu? Da dove sei arrivato? E tu? Fanno un gran danno, ma non muore nessuno. Cioè, fanno un bel botto, ma non serve a niente. Ma fammi capire, hanno distrutto l'intercetto. L'intercetto. Vedo pezzi di macchina. Rompetemi, coglione! Sì, pure questo. Ma non aveva disattivato i computer e questi non erano spenti. Avevo capito male. Però mi cadono nei piedi a scoppiare. Servirebbe il kit. Ma... dai, madò! Ho finito anche i colpi, ma cosa devo fare? Che cazzo, ma siamo alla seconda puntata. Non so neanche da quanto stiamo registrando. Sto stanco. Ok, dai, meno male. Potrei anche staccare. Questo è grosso. Proprio grosso, lasciamo stare, va. Quindi, un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. Da Sole di Tech. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.